Si accinge a battere un calcio di punizione nei minuti iniziali della partita di Coppa delle Coppe fra Juventus e Lechia di Danzica, una formazione abbastanza modesta. Ecco la punizione di Boni, che il colpo di testa di Cabrini che colpisce il palo e fa da preludio alla grandinata di gol. La Juventus ha ripetuto la vittoria sull'Ascoli in apertura di campionato. Il primo gol nasce da questo cross con un po' di pasticcio difensivo. Il portiere Pfeiffer crolla addosso a Kovalsi, che consente a Platini di ricevere da Penso e di realizzare il primo gol al 18esimo. E Platini poi che dà l'avvio a quest'altra azione, allargando ancora sulla fascia sinistra per Cabrini. Il cross non ci arriva Rossi, ci arriva invece Penso e raddoppia, cominciando il suo poker. Rossi ha giocato molto bene nel ruolo di assist man, cioè nel ruolo di colui che dà la palla gol. Questa è per Platini, facilitato da un liscio clamoroso di Kulwiski. Sempre Rossi, molto mobile sulle fasce, sia a destra che a sinistra. Serve Boni, che Pfeiffer in qualche modo cerca di arrivarci, ma Penso poi ribatte in gol. 4-0 nel primo tempo, ora siamo nella ripresa, non c'è più Platini. E ecco l'azione, ancora qui in gioco Platini, ma il gol è di Penso, che quindi si stacca dal compagno nel ruolo di marcatore. Kulwiski a terra Boniek e Paolo Rossi si fa parare il tiro da Pfeiffer. Peccato, perché Rossi ha giocato molto bene, meritava il gol. Comunque è soltanto rinviato la gioia personale del gol. Ecco l'azione di Boniek e ancora Penso, che ha realizzato in tutti i modi, con pallonetti, con tiri forti di destra, di sinistra, in tutte le maniere. Finalmente arriva anche l'occasione per Paolo Rossi, il cross è di Scirea, si gira e trova il 7-0, gol di Paolo Rossi. Sentiamo l'intervista.